Abbiamo invitato a scuola il signor Visca, presidente dell'ANPI di Genova, perché ci illustri frammenti di storia legati alla vita quotidiana delle persone, soprattutto donne, durante la guerra di liberazione. Parliamo di cose che sono successe tantissimi anni fa. Io dico spesso che se oggi sono così, se ragiono in un certo modo, se mi comporto in un certo modo, è perché non solo nella mia famiglia purtroppo abbiamo avuto disgrazie legate alla guerra di liberazione, ma perché ho conosciuto tante persone che hanno fatto quel tipo di scelta. E voglio cominciare con voi raccontandovi un pezzo di storia che riguarda anche la mia famiglia. Mio nonno era un facchino del Po, un antifascista, tante volte è stato picchiato per questo, in particolare perché i fascisti, se voi vedete un documentario, quando andavano ad assaltare le sedi del sindacato di forze politiche antifasciste, volevano portare via la bandiera di quell'associazione. Mio nonno era responsabile della Lega dei facchini del Po. Per evitare che gli prendessero la bandiera, cosa aveva fatto? L'aveva impagliata nella seggiola dove si sedeva sempre. E i fascisti arrivavano a casa sua, lo riempivano di botte e lui c'era scritto sopra. Volevano la bandiera della Lega dei facchini. Mia mamma aveva qualche anno meno di voi, ha visto picchiare suo papà tante volte. Però se ognuno di voi oggi la fermasse e gli dice: Augusta, qual è la cosa che ti ha fatto più arrabbiare? Vi racconterebbe non delle botte di suo papà, ma di una vicenda legata alla scuola. Lei aveva 9 anni, la mia famiglia era molto povera, la famiglia di mia mamma, e non poteva avere libri, in particolare a colori, quindi leggeva tutte le cose che trovava in giro. Fecero una gara sul miglior tema della scuola, in questo piccolo paesino, sono nato in un paese di 3.500 abitanti, mia mamma era molto brava in italiano. Arriva prima e le dicono: per avere quel libro, perché in palio c'era questo libro a colori, devi venire accompagnata da tuo papà, che però deve avere la tessera del fascio del Partito Nazionale Fascista. Sapete com'è finita? Che mia madre non ha mai visto quel libro e il libro venne dato alla figlia del capo dei fascisti del mio paese. Quindi ancora oggi mia madre considera la più grande arroganza e sopruso che ha subito la storia di quel libro, anche se ha visto picchiare suo papà. Poi l'ha visto deportare, è finito in campo di concentramento. Era un signore, mio nonno, alto 20 centimetri più di me, è tornato a casa nel settembre del 45 e pesava 39 kg. Infatti è morto molto giovane. Ho lavorato 39 anni all'Ansaldo, io ho conosciuto delle signore che sono entrate in fabbrica durante la guerra. Una di queste signore si ricordava che certi libri non li poteva leggere. E era successo a Genova che, come è successo in tutti i comuni, che una serie di libri si sono nascosti. E a Maria Martinoni, si chiamava così, una operaia più anziana dell'Ansaldo, gli ha detto: se vuoi leggere quei libri, vai nella pubblica assistenza di Rivarolo. La prima fila sono tutti i libri ammessi da regime, ma se tu guardi dietro ci sono quelli che tu non puoi leggere. Così lei finiva di lavorare e andava lì e ogni tanto leggeva. Poi è una che, lavorando alla mensa dell'Ansaldo San Giorgio, ha cominciato a distribuire insieme al minestrone le bombe a mano, le rivoltelle, il plastico. E molti ragazzi della vostra età venivano usati anche per trasportare messaggi. Siete in una zona particolare perché faceva da confine tra il centro urbano e la montagna. Il fascismo aveva distrutto, non ammetteva il sindacato, non si poteva scioperare, non ammetteva libertà nei posti di lavoro. Le prime cose che nascono sono i rappresentanti dei lavoratori nell'industria o nei posti di lavoro in genere. E in certi posti, siccome hanno paura che i fascisti si possano infiltrare in questi organismi, succede una cosa strana: vengono elette solo donne. Io ho fatto una ricerca speciale sulle donne nella Resistenza e si scoprono cose incredibili. E così succede che a Leri Daniel, quella che fa lo zucchero, alla Mira Lanza, quella dei detersivi,
allo Iudificio, in tanti posti solo donne vengono elette nelle commissioni interne, si chiamavano così. E poi c'è un problema. Viene il 9 di settembre, i tedeschi invadono tutta l'Italia con un piano già preparato da tempo, e allora si capisce che oltre alle manifestazioni bisogna fare qualcosa di più, e il qualcosa di più è prendere le armi. E all'inizio sono poche, e anche qui c'entrano le donne. Quando c'è l'armistizio il 9 di settembre del 1943, molti soldati si tolgono la divisa e chiedono nei paesi, è successo anche a Bargani, in città, dappertutto, di avere vestiti civili. In molti posti le donne dicono: io ti vesto, anche perché hanno il marito, il figlio, il fratello lontano, perché ci sono quasi 1,5 milioni di soldati italiani all'estero. Molte prendono insieme ai vestiti militari anche le armi che questi soldati abbandonano. Ci sono anche delle storie divertenti. Una signora che a Genova gestisce il banco del lotto aiuta questi militari come altre donne, gli dà i vestiti di forma civile, perché a settembre non fa freddo, quindi basta poco, un paio di pantaloni e una maglietta, nasconde le armi nel banco del lotto, poi di notte insieme ad altre donne queste armi le porta nel deposito che oggi è dell'AMT, e poi dopo tre notti un carro officina, un tramvai, attraversa tutta la città, arriva a Valpolcevera e comincia fino a Ponte Decimo. Di lì altre donne in mezzo alle fascine della legna portano a Cappane di Marcarolo questi fucili. Stessa cosa succede da ste parti, e nascono i primi nuclei armati. Ma la particolarità della nostra resistenza sta nel fatto che insieme alla lotta armata c'è la lotta sociale. Che cos'è? Gli scioperi. I lavoratori della nostra provincia, della nostra città, scioperano per impedire che la produzione bellica vada avanti, per fermare la produzione di armi. E siccome col fatto della guerra, e ritornano le donne, molte donne hanno preso il posto degli uomini nei posti di lavoro, sono quasi 7 milioni le donne che lavorano in tutta Italia, diventano il legame che c'è tra i posti di lavoro, i quartieri e i paesi. E molte di quelle cose che succedono in quei posti di lavoro vengono portate come rivendicazione in tanti paesi. La prima cosa che scoprono è che le donne non sono retribuite, pagate come gli uomini. Nel dicembre del 43 il governo fantoccio di Mussolini emette un decreto per incentivare a lavorare di più, per fare più cannoni, più munizioni, più armi. In questo decreto c'è un premio per chi lavora, che ha una piccola particolarità, piccola tra virgolette. All'operaio qualificato, al maschio, viene dato 80 lire alla settimana di indennizzo. Al ragazzo maschio ma apprendista ne vengono dati 75, all'operaia qualificata ma donna se ne dà 60. E allora le donne, oltre che fare i volantini dove chiedono la pace e di finire la guerra, ne fanno anche altri dove chiedono che ci sia pari retribuzione a pari qualifica. Vi racconto la storia di una ragazza di 19 anni, si chiamava Felicita Noli, nome di battaglia, perché chi è partigiano trova un nome fittizio per non venire individuato e non mettere in difficoltà la propria famiglia. Lei si fa chiamare Alice, ha sempre aiutato i partigiani, addirittura ha aiutato con altre donne della Valpolcevera a recuperare parte dei 147 fucilati nella Pasqua del 44 alla Benedetta, e i tedeschi impedivano che si andassero a recuperare i cadaveri. Lei con altre donne e uomini va su queste montagne, recupera i cadaveri e usano le teleferiche per portare giù le casse, le casse fatte dai contadini, alla buona, a Gallaneto, in un posto vicino al Campo Morone. Ebbene, questa ragazza viene presa,
viene torturata. Alle ragazze si facevano anche qualcosa di più perché venivano violentate. E poi si decide che insieme ad altri 7 vanno fucilati. Li portano nel muro della scuola delle suore, dove anche Alice ha studiato, fucilano i 7 lasciando Alice in un angolo. E loro si possono tenere per mano e quindi si fanno coraggio così. Poi lei viene presa da sola, fatta salire sui cadaveri e sapete cosa fa per farsi coraggio? Ha un crocefisso appeso al collo, se lo mette tra i denti. Quel crocefisso col segno degli incisivi di Alice oggi è in una mostra dedicata a lei nel comune di Campomarrone. Però il movimento di resistenza in Italia fa anche un'altra cosa e questo interessa molto questa madre. Sperimenta la democrazia e allora si fanno le repubbliche partigiane. E notate un po' una cosa, pur essendo allora l'Italia, il Regno d'Italia, ci sono tante zone libere, nessuno le chiama protettorato, ma tutte le chiamano repubbliche, perché vuol dire che i partigiani hanno in testa una cosa, che finita la guerra si batteranno per avere una repubblica. E questi territori liberi, come la Repubblica di Toriglia, che è stata libera per tantissimi giorni, 2 mesi e mezzo, non è che sono solo liberi punto e basta, fanno eleggere la giunta comunale e fanno un'altra cosa in più, se la ricordino le ragazze. Fino allora le donne non hanno nessun diritto in questo paese, non hanno diritto di voto, non possono fare niente, possono solo insegnare. Eleggono gli organismi democratici per reggere quelle repubbliche, anche le donne possono votare, possono essere elette. Gli angloamericani lanciavano degli aiuti, ci sono le foto dove preparano i lanci nella mostra. Ecco, Valeria Nardini indossava questa giubba, guardate com'è piccola. Lei non era infermiera, qui c'è alcol, sapete perché? Perché lo è diventata in montagna, ha fatto un corso clandestino di pronto soccorso e cura, era la prima cura che dava. Non è pesante, non è imbottita, non è un burlic. Provate a sentire com'è sottile. Questa è del 1944. Poi Valeria Nardini è tornata a Lansaldo finita la guerra. Io sono entrato nel 68, lavorava ancora una fresa ed era più brava di tanti uomini. Ad esempio Valeria, prima di andare in montagna, siccome era una ragazza bellissima, io ho delle foto sue a 20 anni che c'è da farsi cadere gli occhi, andava vicino ad Imperia per recuperare il plastico, l'esplosivo. Lo metteva in una valigetta più o meno un po' più alta della mia. Poi, quando saliva sul treno, siccome doveva scendere a San Pier d'Arena, non andava negli scompartimenti normali, lei cercava gli scompartimenti riservati ai tedeschi e ai fascisti. Si metteva lì, l'aiutavano addirittura, era molto bella, a mettere a posto la valigia. Poi mi diceva, scroccavo anche le sigarette perché allora il tabacco non si trovava, perché me lo offrivano. Mi sbottonavo un bottone in più, facevo vedere un po' il ginocchio, quando arrivavamo a San Pier d'Arena si offrivano di portargli la valigia fuori e questo voleva dire superare il posto di blocco, perché dalla stazione c'era il posto di blocco. Dopodiché lei salutava, andava a 100 metri dalla stazione in via dei Landi, scaricava, si rivestiva normale. E poi mi diceva, questo dimostra quanto siete scemi voi uomini.